Dopo di noi, pensare al futuro significa pensare alla vita delle persone con diverse abilità susseguente alla scomparsa dei genitori o parenti. Tra questi, molte persone con abilità diverse sarebbero a rischio segregazione, altre presso un istituto e solo in pochi invece in comunità. Anche a Crotone è partito il progetto Dopo di noi, a cura dell'associazione Sabir, con il partenariato del Comune di Crotone e dell'ASP. E questo progetto garantisce il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone affette da disabilità e soprattutto propone un piano di sostegno dopo la perdita del supporto dei genitori. E noi in particolare ci occuperemo di accompagnare persone adulte con disabilità varie all'autonomia abitativa attraverso un progetto innovativo di housing sociale. Quindi dei ragazzi, dei giovani proveranno a vivere da soli, accompagnati appunto dagli esperti della nostra associazione, educatori, psicologi e altri operatori, e li accompagneremo appunto verso questo percorso verso l'indipendenza. Quante persone verranno coinvolte? Allora, in una fase preliminare, quindi di preparazione all'autonomia, saranno più persone coinvolte. Poi nel progetto di co-housing vero e proprio coinvolgeremo 5 persone con disabilità varie, quindi sia fisiche sia mentali, e proveremo appunto con loro a costruire questo percorso di vita indipendente autonoma. Contemporaneamente assisteremo anche disabili che hanno necessità di essere magari temporaneamente istituzionalizzati, fornendo loro supporto e fornendo supporto anche alle loro famiglie. Le famiglie intanto si avvicinano a un nuovo modo di intendere la vita delle persone che hanno in casa con disabilità gravi, perché il dopo di noi è soprattutto una domanda, la domanda che si fanno i genitori pensando al futuro dei propri figli nel momento in cui non ci saranno più i genitori o le persone familiari che possono occuparsene, o nel momento in cui per qualsiasi motivo non potranno più prendersene cura. Ecco, le associazioni che sono gli enti attuatori di questo progetto, cioè Gli Altri Siamo Noi e Sabir, che si sono aggiudicate la coprogettazione, le accompagneranno in percorsi di vita indipendente. Coinvolta anche l'associazione Gli Altri Siamo Noi. Fare la spesa, acquistare degli abiti per se stessi, curare la propria salute, sono tutti elementi che sono fondamentali per coronare il sogno di una vita indipendente, che è possibile anche per persone con disabilità. Abbiamo esperienza in tutta Italia in cui queste cose sono state realizzate, e sono state realizzate con persone che avevano delle disabilità anche importanti. È importante però che siamo culturalmente preparati a questo tipo di discorso e che si facciano le azioni necessarie. Intanto l'ex diurno comunale situato in Corso Mazzini verrà completamente rinnovato per rispondere alle esigenze sociali del territorio e, grazie ai fondi del PNRR, la struttura diventerà un punto di accesso e accompagnamento per i servizi sociali e sanitari, offrendo anche la distribuzione di beni essenziali e la mediazione per persone che vivono una situazione di marginalità sociale. Allora, il centro diurno si qualificherà come stazione di posta, cioè il luogo presso il quale le persone private della propria dignità, possiamo dire, prive di qualsiasi supporto materiale, economico, sociale, possono trovare risposte, dalle cose più banali, i documenti, l'accompagnamento a una visita medica, la tessera sanitaria e anche servizi di lavanderia, piuttosto che percorsi di accompagnamento presso i servizi territoriali. Quindi si tratterà di un vero e proprio centro servizi a disposizione delle persone senza fissa dimora o comunque in situazioni di grave marginalità sociale.